La guarigione dello storpio e la resurrezione di Tabita, Masolino. Il pittore illustra in un unico spazio scenico due importanti miracoli compiuti da Pietro, che le sacre scritture ci raccontano essere avvenuti in due città diverse, il primo a Gerusalemme e il secondo a Giaffa. Volgendoci verso il lato sinistro dell'affresco, troviamo illustrato l'episodio della guarigione dello storpio, che siede per terra e protende la mano per ricevere l'elemosina. Davanti a lui, la figura di Pietro è subito riconoscibile. È un uomo vigoroso e solenne, dai capelli e barba bianchi, avvolto nel tipico mantello giallo-oro. L'apostolo al suo fianco potrebbe essere Giovanni, raffigurato come un giovane biondo e aggraziato. Nella zona destra dell'affresco vediamo l'episodio della resurrezione di Tabita, ovvero il miracolo che Pietro realizzò a favore di questa pia donna, amata da tutti i suoi concittadini per le opere di beneficenza che era solita svolgere. Pietro è in piedi al limitare di una casa, alza la mano in segno benedicente davanti al letto sul quale giace Tabita, che ha appena aperto gli occhi e si è alzata a sedere piena di meraviglia. La donna è avvolta nel caratteristico lenzuolo con cui si fasciava il corpo dei defunti durante la veglia funebre che precedeva il rito della tumulazione. Attorno a lei si dispongono i parenti e gli amici, radunatisi per piangere la sua scomparsa, tutte figure altamente espressive, ritratte con una gestualità viva ed eloquente. Osservate le espressioni stupite dei volti e l'inconsulta reazione di fronte al prodigio appena verificatosi. Nella piazza al centro, due personaggi in eleganti abiti contemporanei collegano i due miracoli. Assumono quasi il senso di un normale accadimento cittadino. L'ambientazione è quella di una vera e propria piazza fiorentina. Potrebbe essere infatti una proiezione di Piazza della Signoria, se si volesse vedere nel portico del Tempio sulla sinistra i tratti goticheggianti della Loggia dell'Orcagna, o quelli di una qualsiasi loggia patrizia tradizionale. Memoria e sintesi dell'architettura fiorentina del tempo sono inoltre le case sul fondo, che corrispondono perfettamente ai canoni costruttivi medievali, così come il dettaglio del selciato che delimita puntualmente lo spazio della piazza da quello della strada di scorrimento. Ulteriori elementi ci raccontano la vita quotidiana che doveva svolgersi all'interno delle mura domestiche, i vasi sui davanzali delle finestre, i panni ad asciugare, le gabbie con gli uccelli, le scimmie legate al guinzaglio sui cornicioni, le persone affacciate a scambiarsi saluti e chiacchierare da una finestra all'altra.